Taglio del nastro per la presentazione di 18 nuovi autobus MOM ad alta compatibilità ambientale che dai prossimi giorni andranno a sostituire i mezzi più datati sulle linee urbane ed extraurbane. Sono autobus ibridi a metano e per quanto riguarda gli autobus classe 2 sono i primi ibridi a metano che circolano in Italia, quindi è una novità anche per l'Italia. Attenzione dunque al rispetto dell'ambiente, ma anche e soprattutto alla sicurezza, a partire da quella degli autisti, spesso vittime di aggressioni, come l'ultimo episodio in ordine di tempo che ha visto un conducente ferito da una coltellata alla mano. Panic Button è il dispositivo installato sui nuovi mezzi che va proprio in questa direzione. In caso di problemi di sicurezza all'interno dell'autobus, può essere azionato dall'autista e le forze dell'ordine, i carabinieri, la polizia, in tempo reale, tramite le telecamere, possono vedere quello che sta succedendo e quindi intervenire in tempi rapidissimi. Tolleranza zero verso gli autori di episodi simili è quanto chiede il governatore Zaia. Prefetto, tolleranza zero nei confronti di quelli che vanno a rompere le balle ai nostri autisti, perché non esiste che io debba vedere che abbiamo autisti che finiscono in ospedale, aggressioni o altre robe. E so che su questo avete fatto anche il coordinamento con le forze di polizia, tolleranza zero. Ma i nuovi autobus sono stati dotati anche di dispositivi visivi e sonori per la guida sicura, che indicano se pedoni o biciclette sui lati destro o sinistro dell'autobus si avvicinano troppo. Nonostante le difficoltà di questi anni legate alla pandemia prima e ai rincari poi, MOM continua ad investire e a guardare al futuro, sia sul piano del parco mezzi, sia su quello delle infrastrutture.